Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovo episodio di Ghost of Tsushima. Allora, abbiamo liberato la zona, abbiamo liberato il dojo, come ho detto, ed è venuta un po' di gente. Qua c'è forse qualche mercante, qualcuno che Ho ci vuole salutato Kazuo. parlare. Vediamo un po' lui, mercante, cosa c'hai? Lord Sakai, siete sopravvissuto all'invasione? Sì, Per ora. infatti. Ci conosciamo? No, signore. Ma vi ho visto andare in battaglia. Accettate questo dono. Se la indossate, dicono che uno spirito vi guiderà verso ciò che cercate. A quanto pare potrebbe fare comodo anche a te. Non con i mongoli che infestano le campagne. Ma se vi conducesse a dei fiori, portateli a me o ad altri mercanti. Possiamo usarli per creare delle tinte. Me lo ricorderò. Grazie. Ok, quindi veste del viandante, ideale per chi sta per intraprendere un lungo viaggio. Vediamo, veste del viandante. Non sarebbe male. Quando esplori la mappa, la nebbia di guerra si divada di un 10% in più. Il controllo è vivo e ogni volta che un manufatto si trova entro una distanza di 30 metri. Questa non sarebbe male. Non so se utilizzarla, però per adesso la teniamo, visto che ce l'ha già fatta indossare. Cos'altro c'hai? Kit per spada. Se ne porterete altro sarà vostro. Oh, Katana Sakai. L'ora più buia è quella che voglio dire. Non abbastanza, non abbiamo tigre furtiva. Il segno di un vero predatore, occhi dal demone della neve, anche nel buio di una tormenta il demone vede ogni cosa, lacrime dell'imperatore, animo puro, pronto a morire, e ala di drago marino, evoca l'impeto risoluto di un drago. Ecco, questo sarebbe interessante. Tinte per armatura, abbiamo veste del viandante, armatura ancora da scoprire, e queste sono tutte da scoprire, bene. Capelli. Cappelli. Non abbiamo soldi purtroppo, non possiamo prendere nulla. Quindi va bene così, ragazzi. Ora puoi usare il vento guida per scoprire nuovi luoghi. Ok. Obiettivo. Mossa sulla mappa. Luogo ancora non scoperto. Ok. Vessilli. Manufatti da scoprire e fiori ancora da scoprire. Perfetto, quindi Addio. vuole i fiori. Perfetto. Allora, c'è un'altra persona Che i cani vi proteggano. che qua possiamo parlarci. Nascosto essi. Vediamo chi è. Un altro samurai. Vivo. Credevo fosse rimasto solo Lord Jinroku. Non l'ho mai sentito. È a Kashine, signore. Sarà sicuramente felice di vedervi. Sono curioso di conoscerlo. Ok, vediamo un po'. È a Kashine, si trova qui. Altra faccia dell'onore. Mi hanno detto che a Kashine c'è un samurai ancora vivo. Se qualcun altro è sopravvissuto sulla spiaggia di Komoda, devo scoprire chi è. Ok, ragazzi, quindi abbiamo scoperto che c'è un altro samurai eventualmente da contattare. In questa zona penso che. Non so se c'è qualcun altro con il quale poter parlare. Tanto hanno già aggiustato un po' tutto. Vediamo qua chi c'è. Sembra rischioso. Certo che lo è. Ma quei samurai caduti giacciono all'aperto da troppo tempo ormai. Hanno sacrificato la loro vita per Tsushima. Per noi. Ok, qua c'è un bel po' di gente, però immagino che. Non c'è nessun altro con il quale parlare. Qui. Cosa c'è? Ah, Saddam. È un prigioniero. Lo vedo legato. Poi è un cadavere. Vabbè. Un po' di cadaveri, ragazzi. Visto che avete fatto un po' di pulizie, toglieteli da mezzo. Comunque. Non penso ci sia nessun altro. Bene così, ragazzi. Allora. Un attimo solo perché qui c'è qualcosa, c'è un bel po' di roba. Vediamo
E mettevate una pulsazione quando ci sono manufatti nelle vicinanze. Qua ce ne sono un bel po'. Prendiamoci tutto. Altro ferro che ci serve soprattutto per potenziare la nostra katana. Vediamo qui chi c'è. Ok, c'è gente anche qua che ha ripreso possesso della zona. Chiamiamo il nostro Kage. Bravo il mio cane. Buonasera, Lord Sakai. Buonasera. Anche a lei. Qui gente che dorme, gente che si inchina. Abbiamo preso altre testimonianze. Vediamo un po' che cosa si tratta. Testimonianze e conversazioni per il Khan. Perché mai un monaco come me dovrebbe trascrivere le sue conversazioni col Khotun Khan? Il mio obiettivo è prendere nota di parole e azioni che potrebbero ridurre la diffidenza della gente di Tsushima, promuovendo la comprensione reciproca ed evitando così altro spargimento di sangue. Il Khan partecipa a queste conversazioni di buon grado, toccando i temi più disparati. La sua schiettezza mi stupisce. Nonostante si rivolga a un semplice traduttore, è per giunta giapponese. La sua enorme ambizione è paragonabile a quella dei Shogun, e ha una grande consapevolezza del suo ruolo nella storia. Allo stesso tempo, molto curioso di scoprire la nostra cultura e il nostro passato. Un uomo davvero interessante. Bene, abbiamo anche i vessilini, abbiamo trovati tre manufatti mongoli. Allora, la cultura mongola si è sviluppata tra le steppe dell'Asia centro-settentrionale, ma l'espansione dell'impero mongolo ha portato all'assorbimento di idee ed elementi di tantissime nazioni. Un guerriero che desidera sconfiggere gli invasori farebbe bene a studiare i vari aspetti della loro cultura. Potrei trovare diversi manufatti mongoli nei forti, negli accampamenti e negli altri luoghi dell'isola popolati dagli invasori. Perfetto. E qui abbiamo il cane Bankar. Impiegato dai mandriani nomadi per proteggere il bestiame, in origine il Bankar, o mastino tibetano, veniva allevato in Mongolia come cane da lavoro. In seguito all'espansione dell'impero è iniziato a essere usato in battaglia per scovare e attaccare i nemici nascosti nelle vicinanze. E questo ci ha dato molto fastidio nel precedente episodio. Immagino che qui non ci sia nient'altro. Quindi possiamo anche andare in avanscoperta, o meglio, proseguire la nostra strada dopo aver liberato questa zona. Allora, vediamo un po' dove possiamo andare. Io direi che qui possiamo anche andarci. Qui c'è un fiore, lo prendiamo perché ci servono per fare acquisti dal mercante. Ok, da quella parte. Allora, con la musichetta e il flauto, tra virgolette, possiamo vedere un po' dove ci indirizza il vento e trovare così la strada. Mi era sembrato che ci fosse qualcosa. Qui? Un uomo ucciso. Immagino che qua ci siano altri nemici, ragazzi. Crocevia di Yoshi, territorio mongolo. Bene. Un altro territorio mongolo, a quanto pare. Vediamo un po' sulla mappa se lo trova. Ok. Ok,
Vediamo di fare qualcosa di stealth. Sconfiggi i mongoli, fai barcollare i nemici con un attacco pesante, individua e osserva il capo dei mongoli. Ok, Affrontatemi! facciamo un confronto. Aia. Ok, abbiamo ucciso il capo. Aia. Ok. Non so se ci sono altri nemici. Però qui li abbiamo fatti fuori tutti. Questo che ci ha lasciato, provviste. Ok. Oh. Scusa, eh. Ma non meritavi di vivere. Ok, abbiamo recuperato anche il ferro. Prima di entrare, vediamo se c'è roba da recuperare qui. Ancora provviste. Sì, sto sentendo vibrare, in effetti c'è qualcosa nelle vicinanze. Manufatti. Ok, abbiamo trovato un altro manufatto, buono a sapersi. È ferro, ok. Entriamo, vediamo cosa c'è qui. Grilli canterini. Cosa sono i grilli canterini? Allora, grilli canterini. Grilli sono un simbolo dell'autunno e fonte di ispirazione per molte poesie e altre opere liriche. Sono apprezzati per il loro canto ed è per questo che vengono spesso catturati e chiusi in gabbiette. È possibile trovarli ovunque in natura, ma c'è chi dice di cercarli nei cimiteri, dove il canto dei grilli consola i defunti. Una nuova melodia da suonare con il flauto. Ok, sono utili per il flauto, quindi. Perfetto. Quindi questo luogo immagino che sia un cimitero. Recuperiamo ferro per migliorare la nostra spada il più possibile. Ok, qua sembra non esserci nient'altro. Vediamo sulla pampa cosa ci dice. Ok, abbiamo completata, perfetto. Quindi non dovrebbero esserci altri nemici. Possiamo cercare eventualmente se ci sono risorse. Ma il pad non vibra, quindi non ci dovrebbe essere nient'altro. Kage, fammi salire, grazie.
Allora, vediamo un po' dove andare adesso. Questa l'abbiamo fatta. Io direi di andare qui. È un altro luogo non scoperto. Ok, possiamo potenziare, attenzione, possiamo potenziare la katana. Bene, potenzia presso spadaio. Ok, dobbiamo andare allo spadaio. E dov'è lo spadaio? Vabbè. Allora, da questa parte. Ragazzi, l'ambientazione è stupenda, i combattimenti sono davvero fatti bene. Sto iniziando a impararli, tra virgolette. Oh, qui. Oh, qua si può scendere. Inclina L per spostarti tra gli appigli. Ok. Ottimo, possiamo andare anche in acqua? Sì. Possiamo anche andare in acqua. Qui c'è un'altra zona. Prefettura di Ariake. Qui c'è un cadavere. Del bambù. E recuperiamo. Volendo si poteva arrivare anche col cavallo, però. Vediamo un po'. Foresta dovata. Ok, il cavallo ci raggiunge subito. Sei proprio bravo. Ok, tana delle volpi. Ho sentito un grido. Ragazzi, guardate che scorcio meraviglioso di costa che abbiamo qui. Gli effetti visivi, la luce è davvero fatta molto 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 bene. Davvero bella cosa. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo. Siamo già arrivati, è possibile? Io ho sentito delle urla. O mi sarò sbagliato io. Un altro cadavere qui. Il favo di Ariake, ok. Mi sembra esserci nessuno. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Bellissimo questo scorcio anche ragazzi, chi dice che graficamente sia... Cioè ho letto che praticamente graficamente non è come i primi trailer che si sia molto abbassato il livello grafico, però devo dire che
Apparentemente non mi sembra. Allora, possiamo salire? Vediamo un po'. Noi stiamo facendo esplorazione in questo momento. Qui non sembra esserci nulla di interessante, quindi continuiamo a salire. Questo braciere non facciamo nulla. Lino. Accendi faro. Accendiamo il faro, ragazzi. Bene così. Si può passare anche di qua, quasi quasi verrebbe voglia di fare un volo dell'angelo o il volo della fede, come in Assassin's Creed, visto che molti lo hanno anche paragonato un po' a Assassin's Creed. Gin, che dici? Scendiamo da questa scala? Perfetto. Non so che funzione abbia aver acceso il faro, però ci va bene così. Ok, tana delle volpi non completata. Santuari di Inari necessari per ottenere un nuovo spazio per amuleti minori. Quindi qua servono altre cose. Qui invece il faro d'Ariake che abbiamo completato. Allora, visto la situazione, ragazzi, qui ancora non è scoperto. Io direi di andarci a questo punto. Kage? Dove sei, Kage? Kage non c'è. Non arriva fino a qui. Ah, eccoti, ok. Da che parte andare? Chi è? Chi ci ha visto? C'è una volpe. La tana delle volpi. Attenzione. Va bene. Dobbiamo seguire. Aiaia, un orso! Ma possiamo affrontare un orso? Non saprei. Oi! Mamma mia! Ok, ho capito. Possiamo affrontare anche gli animali, tra cui l'orso, va bene. Io direi al momento di lasciarlo stare l'orso, perché è abbastanza cazzuto. Allora, vediamo un po' dove andare. Io direi che potremmo andare anche a vedere il racconto di Sensei Ishikawa. Quindi dirigiamoci da lui.
Oh, onora il santuario. Ok, onoriamolo. Ok, hai sbloccato un nuovo spazio per gli amuleti. Perfetto. Puoi equipaggiarti con un amuleto aggiuntivo. Perfetto. Ancora non ne abbiamo, sinceramente. Penso che verranno, sarebbero da acquistare. Vieni, Kage. Bravo, Kage. Ecco appunto. Continuiamo da questa strada. Vediamo un po' se la direzione è più o meno giusta. Dobbiamo andare sulla sinistra. Sì, il vento anche ci indica. Dovrebbe essere di qua, dovremmo essere arrivati. Fonte Yoshi. Forse alla locanda sapranno dirmi dove è Sensei Ishikawa. Ok, alla locanda dobbiamo andare. Sì, però io mi farei un controllo per vedere se c'è qualcosa da poter recuperare. Lì c'è qualcuno con cui parlare. Allora andiamo alla locanda, dai. Materiale, attenzione, lino. Scusate se mi frego un po' le cose, però. Un samurai vivo. Sì. Parliamo. Cerco Sensei Ishikawa. Credevo fosse morto a Komoda. Invece no. Dov'è il suo dojo? Oltre la foresta. Vi mostro la strada, signore. Ok. Seguiamo il locandiere. Il sensei non era a Komoda. No. Il giorno prima dell'invasione venne in città per fare scorte. Era taciturno, ma è sempre stato di poche parole. Andiamo, andiamo. Signore, sono vere le leggende su Sensei Ishikawa? Leggende? Dicono abbia affondato una nave pirata con una freccia. La nave no, ma ha colpito un capitano pirata dalla riva, mettendo in fuga tutta la flotta. Non vorrei affrontare un simile arciere. Meriti forse la morte? Spero di no, signore. Allora non devi temere Ishikawa. Ok, ci stanno portando da Ishikawa. Vediamo un po'. Il dojo del sensei è su quella collina. Oh. Perfetto, abbiamo trovato Ishikawa. Grazie, continuo da solo. Ok, dovevamo Un'ultima focalizzare. domanda, signore. Posso chiedervi perché il sensei non serve più come arciere del clan Nagao? Chi lo sa? Strano. Abbandonare una grande casata per questa vita. Già, molto strano. Abbiamo parlato con il locandiere, però ragazzi, c'era una persona con il quale potevamo parlare. Io prima di andare da Ishikawa. Ci vado a parlare, ovviamente. Se riesco a entrare in questa casa. Ok.
Infatti c'è qualcuno con il quale poter parlare e c'è anche qualcosa di cuoio. Perdonatemi, signore, ma sembrate stanco. Avete affrontato molte difficoltà? Non crederesti alle mie parole. Effettivamente, avrei bisogno di riposo. Dovreste visitare mia sorella a Fonte Iyoshi. Quando ero malata, mi fece fare il bagno lì. Sentii subito le forze che tornavano. Sembra che faccia al caso mio. Ok, abbiamo avuto un'altra informazione che non saprei. Tanto questa l'abbiamo anche completata. Allora, ragazzi, abbiamo fatto un po' di cose, non tante, però stiamo esplorando, ripeto, il mio modo di giocarlo è questo e quindi siamo lì lì per lì. Dobbiamo andare da Ishikawa che si trova sulla collina. Si trova esattamente lì con i quali dobbiamo salire. Allora, noi per questo episodio ci fermiamo qui. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, seguitemi sulla mia pagina Instagram e noi ci vediamo al prossimo episodio di questo grandissimo, bellissimo titolo di Ghost of Tsushima per la prossima volta. Ciao a tutti, ragazzi!